nelle pillole di salute di oggi parleremo della pirosi gastrica, di fatto un sintomo, cercheremo di capire col dottor Cortalezzi sintomo di cosa, quali sono le patologie che possono essere correlate a questo sintomo, che trattamento può essere previsto e in che modo fare prevenzione. Io do il bentornato su Radio QRS appunto al dottor Claudio Camillo Cortalezzi, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Buongiorno dottor Cortalezzi. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, dunque partiamo dalla definizione. Per alcuni la pirosi gastrica potrebbe essere insomma un'espressione oscura. Cerchiamo di fugare i dubbi e definiamo la pirosi gastrica. Dunque, la pirosi gastrica è una traduzione del termine anglosassone herbal, per cui vuol dire bruciore in un determinato punto, gastrico, per cui vuol dire quella che comunemente viene indicata come la bocca dello stomaco, cioè quella regione dove finisce lo sterno, l'osso della gabbia toracica e inizia la parete addominale. Questo tipicamente è la sede di localizzazione di quella che viene detta la pirosi gastrica. Ecco. Pirosi si intende bruciore, sì. Cioè è un dolore urente. Come se uno si scottasse, come se uno avesse una fiamma all'interno. Mm-hmm. Quindi di fatto il classico bruciore di stomaco si può definire così? Esattamente, è la traduzione popolare, sì, della pirosi gastrica. Ecco, quindi non stiamo parlando di una patologia ma di un sintomo. E quali sono le possibili invece patologie, quelle sì, che sono dietro questa sensazione molto fastidiosa? Diciamo che la pirosi gastrica ha maggior ragione quando poi il sintomo tende a salire verso l'alto, cioè a percorrere tutta la regione dello sterno, cioè dell'osso lungo che c'è in mezzo al torace, mm-hmm, e arrivare quasi fino alla gola, è un sintomo patognomonico per quella che è la malattia da reflusso gastroesofageo. Mm-hmm. Però la malattia che copre bene o male il 90% delle pirosi gastriche. La pirosi però è un sintomo che può sottendere anche ad altre patologie, ad esempio l'ulcera gastrica duodenale a volte si manifesta come un dolore che è difficile capire se sia un dolore trafittivo, cioè come se uno prendesse una coltellata, o sia un dolore urente come la pirosi, o sia un dolore crampiforme come se ci fosse una mano che stringe all'interno della zona localizzata, mm-hmm, però può manifestarsi anche con questo tipo di sintomi. Ad esempio un altro sintomo che può mimare la malattia da reflusso e dare la pirosi gastrica è la cosiddetta esofagite eosinofila, dove il sintomo bruciore, chiamiamolo così, spesso è accompagnato da quello che può essere una difficoltà al transito del cibo, cioè uno ha la sensazione che il cibo si fermi da qualche parte. Altra patologia che può dare una pirosi gastrica retrosternale è l'infezione da candida dell'esofago, è una micosi, perché la candida albicans è un fungo, praticamente un micete, che si sviluppa nella parete dell'esofago. Questo di solito è legato a condizioni di immunosoppressione anche momentanea, ad esempio l'uso di cortisone, l'uso di antibiotici o cose di questo tipo può fare sovraccrescere quella che è la candida. La candida è come il mughetto che hanno in bocca i bambini quando sono piccoli, ecco, giusto per capirci. Chiaro. Sì, prego, prego. Altre patologie che possono sottendere a questo tipo di sintomo sono le malattie del connettivo, come ad esempio la sclerodermia. Qui il sintomo può essere legato a un'irritazione diretta delle terminazioni nervose dell'esofago, oppure in questi esofagi che sono rigidi come la pelle degli sclerodermici, mm-hmm, c'è una minor continenza della valvolina che divide l'esofago dallo stomaco, per cui è più facilitato il reflusso, per cui è in questi casi la componente un pochino mista, cioè l'irritazione diretta e l'irritazione correlata all'acido.
Chiaro. Quindi, insomma, è un sintomo che un po' tutti noi hanno provato almeno una volta nella vita, e per questo le chiedo: ma il sintomo può esserci anche senza che ci sia una delle patologie di cui abbiamo parlato, di cui ha parlato poco fa, sottostante? Cioè, si può avere un po' di bruciore di stomaco senza avere una malattia da reflusso, oppure tutte le altre, magari l'infezione da candida dell'esofago di cui abbiamo parlato? Come dicevamo, la pirosi è un sintomo, per cui quando il sintomo diventa malattia è perché il sintomo si presenta in modo frequente. Quando invece è una cosa occasionale, sporadica, i dati epidemiologici ci dicono che nella popolazione adulta caucasica, per cui la nostra in Italia ad esempio, almeno l'80% della popolazione ha un episodio di pirosi al mese, ecco. Per cui è un sintomo molto diffuso. Però non tutto questo 80% è sicuro che hanno abbiano bisogno di un trattamento, assolutamente. Certo. E nel caso in cui ci fosse. Spesso e volentieri non devono neanche essere indagati in tal senso, cioè nel senso la cosa occasionale non è un campanello d'allarme, ecco, non è un sintomo che vada tenuto in considerazione per imporre delle indagini, a volte anche invasive, per dare un nome a questo tipo di sintomo. Chiaro, no? Perché non vogliamo che magari chi ci sta ascoltando, chi ci sta seguendo su Facebook pensi: ah, io ho il bruciore di stomaco, allora sicuramente ho una delle patologie di cui stanno parlando. Non è detto. E nel caso in cui dovesse servire il trattamento, dottor Cortelezzi, che tipo di trattamento? Immagino che dipenda dalla patologia che ci sta sotto. Assolutamente sì, però un primo step di trattamento, che tra l'altro nelle persone giovani al di sotto dei 45 anni serve sia come modo per risolvere il sintomo, sia come test clinico per fare la diagnosi, è la somministrazione di un inibitore della pompa protonica, cioè di quelli che vengono detti comunemente i gastroprotettori, la categoria degli omeprazoli e i suoi discendenti. Un trattamento di 15 giorni con questo tipo di farmaci ci permette di fare il cosiddetto test and treat, cioè tratta il paziente e vedi se risponde. Se risponde, hai fatto la diagnosi; se non risponde, ti chiedi perché non risponde. Allora vai avanti con gli accertamenti per definire che cosa è la patologia che sottende al sintomo. E diceva che questo tipo di trattamento può essere anche una sorta di prevenzione, o ho capito male? No, la prevenzione della pirosi non, legata alla malattia del reflusso non c'è, nel senso che purtroppo è una cosa che dipende dall'incontinenza dello sfintero, cioè dalla valvolina che divide l'esofago dallo stomaco, che a un certo punto non tiene più. Può essere un fatto momentaneo, può essere legato magari, può essere secondario magari all'uso di particolari farmaci, tipo il calcio antagonisti, le benzodiazepine, cose di questo tipo, ma può essere che la valvolina si sia alterata in maniera definitiva. Purtroppo quello che noi abbiamo a disposizione al momento come trattamento farmacologico per questo tipo di disturbi non è un qualcosa che va ad agire direttamente sulla valvolina, ma è un qualcosa che blocca la secrezione dell'acido. Il concetto è quello, che se quello che torna indietro non è acido, non dà problemi. Chiaro. Però la continenza non aumenta, se non momentaneamente. E tornando brevemente al dato di cui parlavamo poco fa, cioè che circa l'80% delle persone adulte caucasiche hanno un episodio di bruciore di stomaco al mese, ma non sempre sottende anche una patologia tra quelle di cui abbiamo parlato. Ecco, questo episodio dipende da cosa? Magari dall'alimentazione, magari dipende da qualche abitudine che va corretta, le chiedo. Sì, può essere una cosa occasionale, può essere legato ad esempio al fatto che un'abbondante libagione, cioè un pasto particolarmente copioso e magari ricco di grassi che riduce lo svuotamento dello stomaco, possa favorire il ritorno indietro dell'acido. Oppure il fatto di
avere lo stomaco pieno perché uno ha appena finito di mangiare e mettersi in posizione orizzontale, a letto oppure sdraiato sul divano, cosa che non è così infrequente nelle nostre abitudini, specialmente la sera. Ovviamente queste sono delle condizioni che cioè, favoriscono il ritorno verso l'esofago del contenuto gastrico, e il contenuto gastrico per definizione è acido, per cui può Assolutamente. generare questo tipo di bruciore. Poi ovviamente ci sono, come dicevamo prima, determinati farmaci che favoriscono il rilassamento dello sfintere. L'abuso di alcol è un altro inibitore del tono sfinteriale. Poi le condizioni possono essere tante, ad esempio chi si mette a fare sforzi fisici col torcio addominale subito dopo mangiato, non so, chi va in palestra subito dopo mangiato e si mette a fare gli addominali, è chiaro che aumentando la pressione all'interno dell'addome, la valvola che c'è tra l'esofago e lo stomaco non è una valvola tenuta stagna, cioè è un muscolo elastico, per cui se la pressione che c'è sotto vince la forza dello sfintere, c'è un ritorno di materiale dallo stomaco all'esofago, per cui si genera il sintomo. Assolutamente. Quindi, insomma, sicuramente la pirosi gastrica può essere un sintomo di alcune patologie, nella maggior parte dei casi, fortunatamente, è un sintomo, ricorrente periodicamente, ma comunque, slegato da patologie di questo tipo. Basta, insomma, avere determinati accorgimenti, come quelli di cui ci ha detto poco fa, cioè non sdraiarsi dopo aver mangiato per evitare o comunque, limitare episodi di bruciore di stomaco. Esattamente. Poi per le forme estremamente sporadiche, cioè quei soggetti che hanno un episodio al mese, che sono tanti, diciamo che non c'è necessità di un trattamento continuativo. Cioè se il bruciore è una cosa estremamente fastidiosa, al momento come curatore di sintomo, non come curatore di patologia, si può usare tranquillamente un antiacido, cioè un farmaco che tampona momentaneamente l'acido e rende non fastidioso quello che è ritornato indietro. Oppure una degli altri trattamenti che è molto empirici ma che funziona molto bene, è quello di mangiare qualcosa. Nel momento in cui noi mangiamo qualcosa, tamponiamo l'acido gastrico, per cui ovviamente il pH sale e questo è meno fastidioso sul gioco. Assolutamente, quindi questo può essere un trucchetto utile che magari esula dall'utilizzo di farmaci. Dottor Cortelezzi, Esattamente. è stato un piacere averla nostra ospite questa mattina. Buongiorno in farmacia. Abbiamo parlato di un argomento sicuramente molto comune e abbiamo dato risposte utili. Io la ringrazio ancora, le auguro una buona giornata, un buon fine settimana e a risentirci presto. Grazie. Grazie Fabio e arrivederci agli ascoltatori. Grazie ancora quindi al dottor Claudio Camillo Cortelezzi, gastroenterologo, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, bruciore di stomaco. Parlando come mangiamo, appunto lo definiamo bruciore di stomaco, quella che è la pirosi gastrica. È un sintomo, non una patologia, può essere sintomo di diverse patologie, come magari la malattia da reflusso, come abbiamo visto anche l'infezione da candida dell'esofago e altre, ma non sempre. Un dato è molto importante di quelli che ci ho detto. Il dottor Cortalezzi, l'80% degli adulti caucasici, cioè noi italiani, insomma, almeno una volta, circa una volta al mese, hanno un episodio di bruciore di stomaco. Non sempre c'è una patologia dietro, quindi non voglio allarmare nessuno. Ogni tanto sì, ma non sempre. E ci sono anche dei piccoli consigli utili da seguire per evitare appunto questo fastidioso sintomo. Quindi, quali possono essere? Magari evitare di abbuffarsi in maniera proprio luculliana, evitare di sdraiarsi appena terminato un pasto, evitare di fare sforzi fisici una volta finito di mangiare, sforzi fisici che hanno a che fare magari anche con la parte addominale e in che modo poi trattare questo fastidio, magari con degli antiacidi oppure un piccolo trucchetto, mangiare qualcosa.
può tamponare l'acidità che viene, arriva nello stomaco, e quindi avere un po' di sollievo da questo sintomo. Sicuramente molto fastidioso, sicuramente magari da tenere sotto osservazione nel caso in cui fosse molto frequente, perché potrebbe esserci una patologia sottostante, ma non sempre, ma soprattutto seguire dei consigli per evitarlo, perché ovviamente, ripeto, è particolarmente fastidioso. Bruciore di stomaco, l'argomento di oggi, e chiudiamo le pillole di salute.